Ciao, benvenuti in questo nuovo video. Allora, nel video di oggi volevo portare un po' di idee outfit per questo inverno, autunno-inverno, perché non siamo ancora in inverno, però fa già freddissimo. Ci fuori un tempo che non neanche vi dico, sta piovendo da 2 giorni, tutto nuvoloso, eccetera, eccetera, vabbè. E quindi mi è venuto questa cosa. Se prima di guardare il video volete iscrivervi al canale o seguirmi su Instagram, tutto qua sotto. E basta, vi lascio il video. Allora, primo outfit è questo dolce vita. Non so che riflesso sta facendo. Questo dolce vita in maglina con i miei pantaloni in seno in pelle di Bershka, che adoro, quelli larghi, e infine i miei Mou. Questi qua sono quelli bassi con le stelline. Li amo, sono ciabatte, li userei. Li terrei sempre su. E questo è. Amo perché sono belli larghi, eccetera. Qua un po' dentro, un po' fuori. Per dare un po' di colore aggiungerei questo, che adesso vi mostro. Però qua vedete che dà subito un tocco di colore super bello. Amo. Così e basta. Questo è il primo look. Amo, super caldo. E sì, mi piace un sacco. Come secondo outfit ho messo questa dolce vita bianca in maglia normalissima. Questo vestitino in lana, penso, che si chiude prima all'interno con i bottoncini, smanicato, molto carino. E ho messo questi stivali col calzino. Mi piace molto, devo dire. Se volete dare un tocco un po' più elegante, si mette una cintura, che adesso vi mostro, e il cappotto. Ho messo questo cappotto di Zara e questa cintura di Gucci, che utilizzo sempre come gioiellino perché è oro, mi piace. Qua è fatto così, non è che è storto. E appunto un bel cappottone. Io non metto collant o cose così, ma vabbè, se voi volete, perché avete freddo tranquillamente. Qua si può chiudere. E questo è tranquillamente un outfit da sera, molto molto carino. Allora, terzo outfit un po' stravagante, tra virgolette. Ho messo questi pantaloni proprio, quelli erano più in pelle, questo effetto più lucido, più vinile, vedete? Sempre con questi, una dolce vita bianca e questa giacchettina un po' college, che avete già visto, con queste maniche molto bombate, il colletto, questi bottoni molto grossi, vedete, più da signorona, diciamo. Beh, e quindi per smorzare un po' questo outfit serioso, ci sta benissimo un cappellino, perché è arrivato il momento dei cappelli, berrette, eccetera, eccetera. E nel complesso, sì, mi piace, dai. Non è uno dei miei preferiti, però mi piace molto. Anche perché questi pantaloni un po' mi segnano le forme, non mi stanno benissimo. Infatti, faccio un po' fatica a metterli, però non è malvagio. Sì, dai, approvato. Altro outfit, non so se avevo fatto, sì, forse sì, questa qua in qualche vlog. Comunque tutto con appunto sempre questi stivaloni, quindi bella rimborsata, vita alta. Una felpettina crop top nera con un giubinetto in pelle, felpa con cappuccio, e ho già messo su una berrettina easy, messa un po' così. Se volete, se no, ovviamente il cappello con la becca. Vedete, se volete un bel cappellino con la becca, non fa mai male, è sempre molto figo. Quindi questo look anche è molto nel mio stile, ovviamente. Se vi propongo queste cose è perché io le adoro. Mi piace molto, sì. Super, super approvato. Ok, questo look è già un altro un po' più elegantino, quindi sempre stivalotti. Ne ho 3000, però so che questi stanno andando tantissimo, mi piace vederli. Quindi un vestito in maglia di Zara, se non sbaglio, col collo alto. Questa cintura perché è molto largo, va giù proprio dritto. Questo cappellino sempre per fare effetto sportivino, non troppo elegantino. E magari ci metterei sopra il mio cappotto lungo. Ve lo mostro anche col cappotto. Eccolo col cappotto e berrettina. Sulle cose lunghe, quindi su come un vestito così, non andrei a mettere cose corta, perché non mi piace questo effetto, piuttosto il contrario. Quindi cappotto per forza, ovviamente tutta nera, però questo è
Mi piace molto anche questo, sì. Ha un po' meno nel mio stile, però aggiungendo qualche tocchi un po' sportivi, mi piace molto. E ovviamente vi lascio il mio preferito, quello che più mi rappresenta per ultimo. Quindi questo outfit sono proprio io, quindi jeans molto molto morbidi, non assolutamente stretti. Allora, questi sono nuovi, ho ancora il cartellino di Zara, dopo vi faccio vedere magari se vi piacciono i codici. Questa giacca nera, così, con le spalle imbottite. Solitamente sotto questa giacca non metto niente, vabbè adesso in inverno inizierò a mettere qualcosa, perché... però di solito metto bralette, quindi vedete non ho sotto assolutamente niente. Questi jeans sono troppo belli, hanno un fit stupendo, stando a Dio, li adoro. Adesso vi faccio vedere anche con un'altra tipologia. Comunque, li amo. Cappellino, e questo è il mio stile. Troppo, troppo bello. Amo. Allora, i jeans sono questi. Erano anche scontati, c'erano dei jeans tutti in sconto. Una 38, 19 euro, li ho presi subito, anche perché io da Zara... Anche perché io da Zara non trovo mai dei jeans che mi piacciono, e questi per la prima volta sono gli unici che, con cui mi vedo bene, quindi li ho presi subito, poi scontatissimi, eccetera. Adesso vi mostro un'altra cosa. Infine, questo è un semplicissimo outfit anche per la scuola. Questo maglione è nuovo, non ve l'ho mai fatto vedere se non sbaglio, di Philosophy, molto molto bello. Super, anche questo è il mio stile. E questo è tutto l'outfit. Io, questi sono i miei stili, sì, anche quelli che vi ho fatto vedere prima con la tuta, poi top, però alcuni magari non mi rappresentano a pieno, però mi piacciono, poi non mi vedo bene, ma questo è proprio il mio stile. Allora, ve lo mostro sia con questo giubbino che dentro l'arancio, è bellissimo, di Zara, super over, io lo amo quel giubbino qua, l'ho preso l'anno scorso se non sbaglio a Milano, ma cioè, oddio, mi sento troppo bene vestita così. Un po' da maschio, non lo so, io mi vedo meglio così. Quindi con questo, e vi mostro anche col giubbino in pelle, che se appunto volete essere un po' più femminili, forse è meglio quello in pelle. Infine c'è questo in pelle, appoggiato così sulle spalle o direttamente su, ma bello anche così, sì. Amo tutto, troppo. Questo è Dunk, poi non, cioè, è stato il regalo più bello della mia vita. Le amo, poi questo colore mi sta facendo impazzire ultimamente. Basta, adesso chiudo qua il video. Spero questo video vi sia piaciuto. Mi tolgo il cappello, dai. Spero vi sia piaciuto. Fatemelo sapere sempre con un pollice in su. Iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti. Vi mando un bacione e ci vediamo prestissimo con un altro video. Ciao!